Et salut tout le monde, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, comment? Allez, on est parti pour l'épisode 4 de Hogwarts Legacy. Come stai, Laura? Bene, bene tu? Tutto bene. Je vais bien, donc on va poursuivre notre aventure sur Hogwarts Legacy, mais on va commencer les amis par un truc que je n'avais pas testé parce que attends, dans dans les tuyaux du jeu il y a des codes, mais j'ai pas testé parce que le délai est déjà passé, c'était le 7-2, donc le 7 du mois passé. En fait j'ai le code était expiré, mais ça passe. Ah si? Fonctionne. Ah, si. Ah fonctionne, va bene. Fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est... Si, non, fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ces codes-là. Et on pourra continuer l'aventure. Je préférais faire ça comme ça en live. Bon. Si, anche se ancora non... Ah, adesso c'è la prima lezione di volo, in realtà, da iniziare oggi. La première leçon di volo. Ah, sulla scopa. Immagino che dopo quello potremo poi aggiungere l'ipogrifo. Ok, je vous montre aussi l'emploi du temps parce que les amis, ça c'est le deuxième stream de la semaine. Aujourd'hui, okay. On fait Hogwarts Legacy, il est 17h12. All Star Game sur la page Facebook, donc rejoignez Facebook, peut-être venir sur Facebook parce que c'est à moi une live sur Facebook. Il y a les awards, non les All Star Game. Vendredi, il y a le vendredi l'horreur, on va faire le DLC de Resident Evil. Et samedi, on est encore là. Quello de la figlia. C'est. Samedi, on est encore là. Et dimanche, on va terminer avec les awards. Sur ce, let's go. Je vais... Attends, aspetta. Je dois ajouter le code. Ah, non, Non. Je vais ajouter le code. Après, je te laisse les... Je te laisse la manette. Si. Devo aggiungere il codice. Ma okay. Magari sono francese nel frattempo. Ok, je vais ajouter le code. Ça, c'est encore l'avantage des versions en physique du jeu. Je les ai mis où? C'est encore valide. Si, encore valide. Ma si, l'abbiamo comprato... Quanto tempo fa? Oddio, è già passato quasi un mese. Si. Oh. Un po' vola con la vostra... Allez. Je mets le code. De toute façon, même si vous mettez le code, après ça va pas passer. Ah, si dici che sì, dopo no, no, sì, dopo non funziona più. C'è il codice. Pas moi, on pourra le faire, mais je crois pas. Ok. Non. Ah, ok, je l'ai utilisé. Ok, ça veut dire que c'est le jeu. Ah, j'ai eu peur. Comment? J'ai eu peur, j'ai juste testé tout à l'heure. Donc je pense que ah, c'est déjà l'intérieur. Ah, oui. Ok. Eccomi. Attends, j'ai pas mis la cam, il faut que je remette riscatta la cam. Riscatta la ricompensa online. Ippogrifo d'ossidiana. Ok, ecco. Puoi solcare i cieli della Scozia sul dorso di un elegante ippogrifo nero. Ma non è... Ah, d'ossidiana, cioè...
Nuove cavalcature sono disponibili a meno equipaggiamento. Dopo ho bloccato l'ippogrifo predefinito della storia principale, quindi. E questa invece è la ricetta della pozione Felix Felicis. Wow! Felix Felicis cos'è? Questa è la pozione della fortuna. Cioè, praticamente tu usi questa pozione, infatti. Mm-hmm. Bandita dalle gare, dalle competizioni sportive, eccetera, perché ti porta tutta questa fortuna incredibile, per cui tu riesci a fare delle cose che non fai. Questa ricetta ti permette di stellare la fortuna liquida che conferisce successo in alcune imprese per una giornata in gioco. Ah, la Felix Felicis può essere. Si può preparare e consumare dopo aver sbloccato il tavolo alchemico. Va bene, ovviamente. Vado? Sì, vai. È abbastanza chiaro, dai. È abbastanza chiaro. Questo è il nuovo personaggio. Guarda gli occhiali che ho sbloccato. Sono rari questi occhiali. Però i capelli mi sa che li devo cambiare. Di nuovo. Alla fine erano meglio quelli che sparivano sotto al cappello. Quelli che se rimangono sotto sono ancora peggio. Ecco, guarda. Vediamolo subito. Sono perché, vabbè, a parte che non ti fa vedere come sotto al cappello, cioè te li fa vedere direttamente così, quindi io il cappello ci tengo. E niente, quindi mi sa che torno su questi. Ho buttato dei soldi inutilmente, va bene. Prenez bien soin de fortunatamente. Vous. J'espère vous revoir bientôt. Cosa? Ma in frattempo ho potuto fare quel... Ho fatto un paio di secondarie, tutte relative all'interno di pozioni. Ah, c'è Gianni V14. Vedi, incarico il professor Sharp. Questo è il secondo, sono a metà, ma mi servono soldi, quindi. Allora andiamo avanti con la lezione di volo. Sì, direi. Let's go. Tocca vedere dove bisogna fare la lezione di volo. Allora, io nel frattempo mi sono esplorata, cioè devo dire ho fatto tipo ore di gioco solo girando come un imbecille, anche che adesso non ci sono, ma ci torneranno, immagino, solo che c'è un problema, è notte, quindi dovrò utilizzare R3. Salut, Le frère Nestali. Ah, le. Tu me salues même Ciao, plus. Nestali. Tu me salues même plus, tu me zappes. Est-ce que c'est ça l'amitié? Prati. Ci ho anche provato. Salut. Salut, Nestali. Dormire dove dovrei dormire, ma no, non posso dormire nel dormitorio, solo per strada. Vediamo chi è l'insegnante. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Neftali, est-ce que tu peux dire si tu as reçu la notif du live? Bienvenue. Bonjour. On dirait que ça fonctionne pas. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur allez, dites debout d'une. Però mi ricordo com'era la scopa nel primo videogioco per Harry Potter, quello per Play 1, e mi ricordo che mi piaceva tantissimo. Mi innervosiva e mi piaceva tantissimo allo stesso tempo. Merci. Bien. C'est à vous. Ma questi sono al quinto anno. Stupido pezzo di legno! Su! Dotata! Questi occhiali sono fichissimi! Se vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent! Faudrait que ça... Ah si! Et... Non, ça lag pas. Lag ou non lag. Questo è il problema. Et si vous entendez
Ils m'ont sifflé quand vous êtes en vol. Atterrissez tout de suite. Ok, ok. Bien. Pour votre premier... J'ai cru que ça fonctionnait pas. Parfois ça, ça déconne en fait. Ok, ok, intuitive. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Lag énorme. Ma che figo, ma la sensazione è bellissima poi. Ma solo quello? Sì, pure nella vibrazione del joystick. Il vento. Senti. Je pense que ça doit être un souci de votre connexion. Attends, attends, je vais essayer de régler ça. Là. Sì, quindi mi devo fermare? No, come funziona questo? Ti occupi tu della manutenzione. Aspetta, metti pausa perché non si vede. Ça lag, ça lag, ça lag, ça lag. Managgia! E come mai? Io il wifi l'ho staccato, eh. Intanto... Qua... Che è successo? Ça continue à laguer. Sì, passa pas. Perché si fa ça? Ma su entrambi? Sia TikTok? Guarda, certo, a me, certo. A me si è bloccato con la pubblicità, è rimasto lì così. Oh là 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 là, le problème technique de merde. Mi è rimasto solo qua. Attends, apparemment c'est bon. Posso? Sì, apparemment c'est bon. Non lo so. Apparemment c'est bon. Vabbè, sempre solo questo. Ouais, c'est bon, on peut continuer. Je pense que tu dois sortir et revenir. Sì, l'ho fatto. Ok. E vediamo che succede, perché non lo vedo muoversi ancora, ma vediamo alla fine la pubblicità. Vado, eh? Ouais, vas-y.
capoccia. Ma non ne fa. Che bello però. Ok, c'est bon, ça passe. È un po' come mirare, quindi per me è un problema, però. C'est plutôt amusant. Non, notre hôte aquatique aime faire une apparition No, c'è anche il mostro del lago. Perché non li prendo? No, io li prendo tutti in faccia, è già il terzo che prendo di seguito in faccia. C'è un modo più per andare un po' più veloce, no? Questo è più veloce. Così okay. È normale. Ok, bene. Così è più veloce. Ok, les amis, ça a repris. Désolé du problème technique. Il y a des choses qui arrivent comme ça en live, on sait même pas pourquoi. Je peux te parler? Beh, comunque sembra non veloce, ma in realtà lo è. Cioè, nel senso, a livello di territorio che passi. Oh, merci Thomas pour ton like de qualité. Grazie Thomas. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. Questo come mai dans la salle commune. Je suis vrai. Yo l'ami. Alors, tu comment veux ça va? T'amuser avec moi en altitude? Allora, ti va di venirti un po' divertimento aereo? Che famo? Tanto considerando poi la mia capacità. Tu pourrais m'en dire plus? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Oddio, lo devo seguire. Wow, godetevi la vista voi che potete. C'est fantastique. No, sbaglio, perché per me è l'analogico, deve andare al contrario. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Prenderò un muro in faccia prima o poi. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je me sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. No, la sensazione è fantastica. Forse. Che dice? Forse. C'è il suo cuore che batte perché c'è la partita di oggi. Di PSG, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain contro il Bayern di Monaco. Thomas, est-ce que tu sais comment on appelle le Bayern de Munich en italien? Quoi c'est une demande d'appel per Thomas? Per appassionato di calcio. Smetti di girare però. Ah non, c'est tout. Non mi sei da bien. On l'appelle le Bayern di Monaco. Le Bayern de Monaco. E mo? Come si sponta? No. S'ils avaient le niveau de Monaco, ça devait être vite réglé. Mi sono quasi schiantata per terra. Sont partis faire un tour. Professeur, on essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais professeur, c'est le cours est fini pour aujourd'hui. Siamo finiti qua nella prima lezione di volo. Bene. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Merde. Souriez. Quelle coïncidence. Malgré tout, vous avez bien volé. J'espère que ce sera pas le cas. Non, ce soir, je suis avec le PSG. Je mets mon maillot de Messi, là. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Ce détour-là valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas.
J'en rêve. Riquissimi. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Bobalet à Préolar. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois. La défense du Bayern va trembler. Avec Kiki dans la place. Essaye un peu de voir si tu peux prendre. Se puoi prendere l'ipogrifo. No, ancora no. Prima devo arrivarci nella storia. Poi lo posso prendere. Okay. L'ha detto all'inizio. Come anche la Felix Felicis la posso fare solo quando. Che missioni c'è adesso? Oh, bisogna aspettare che mi sblocchi la principale quando decide lui. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Quindi sarà la principale? No. All'ombra del sotterraneo, la stanza necessità. Andiamo sulla stanza necessità perché io ho bisogno di fare questa cosa nella stanza necessità. Cioè, quante ore abbiamo giocato finora? Aspetta, possiamo vedere. Perché? Perché la stanza necessità la sblocco adesso ed è tipo una delle cose principali del gioco. Cioè, è ma non c'è, perché non c'è? Ah, boh. Non è scritto. Non si sa. Bon, on a fait 3 lives de quasiment 3 heures. On a 10 heures. Beh, più o meno, infatti, sì. Mi sembrava pure a me. Certo che si sdraia per terra in continuazione, vabbè. Allora, vediamo dove dobbiamo andare, se c'è un punto un po' più vicino. Ma questa è la stanza necessaria qua. Qui. Andiamo qui. No. 3-1 ou 3-0. Triplé de Mbappé. Pas décisif de Messi. Ça, c'est un match. Ça peut être 2-0. Hein. Mais quand même, le Bayern ne pas marquer. C'est impossible. C'est quasiment impossible. 1-2-1 prolongation. 1-2-1 prolongation. Après, le PSG marque en prolongation. Imaginez un Bayern qui marque pas. C'est quasiment impossible. Questo l'ho già fatto, no. Très bientôt tu seras informé. Ah boh. Non so se è intenzionato ancora. Wow. Dove vai, vai? È bellissimo. E poi non è neanche così uguale, capito? Voglio dire, cioè, è abbastanza vario comunque come ambiente. Sei già nella stanza di necessità? Sto andando, sì. Ah. Oh no, il quadro dei troll ballerini. No! Questo c'è nel libro. Dai, ma che belli. Oh, Nick quasi senza testa. Buonasera. È lui? Ma non lo so, può essere. Oppure t'inquieti, il barone. Messi, no, il barone c'ha le catene. È il barone, il barone. C'è dei buoni tiri al PSG, c'è Sergio Ramos, c'è Messi. Revelio. Ma no, ils vont pas aller le tir au but. Ah, ecco. No, io volevo prendermi la cosa, vabbè. Professor Weasley? Massa lì. Par contre, ton look là. Wow, cioè, non ci posso credere. È esatta, si trova nel punto in cui si trova nel libro. Capito? La stanza di necessità. La stanza di necessità è quella stanza che si crea, in questo punto ovviamente, sulla base delle tue necessità in quel momento. Scusami, il direttore mi ha retenu e je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo! Allons-y. Après vous, professeur. Oh.
Quel ah est ouais, je me rappelle il la, s'agit de la salle sur ouais, demande. Je me rappelle la, elle la salle. Que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. La stanza dove vinto. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver. En marchant tout au mur, tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez come si chiama il ragazzino, no? Malfoy. Malfoy. Ah, quando sì. Sì. Il a dû se faufiler quando lui va a cercare la, il diadema di Corvo Nero. Insomma, il Malfoy lo segue. Però in questa stanza, diciamo in una delle versioni di questa stanza, Draco fa entrare i mangiamorte tramite l'armadio svanitore, no? Sì. E quindi permette la morte di Silente. Se qualcuno non ha visto neanche i film e non sa che Silente muore, mi dispiace, vi ho spoilerato questa cosa. Però cavolo, cioè, almeno i film guardateli, non dico. Non pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Levioso. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets. C'est assez tendre où Harry a battu Malfoy. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Me lo devono ancora insegnare. Et c'est aussi dans cette salle que Malfoy a fait rentrer les mangemorts. Evanesco. Sì, lo devo super mettere. Me lo faccia equipaggiare. Ah, questo è un altro. Lancez Evanesco sur ses chaises. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité. Sì, ce l'ho un botto di pierre de lune. Un sacco di pierre de lune. Où se trouve cet elfe? Che bello. Est-ce bien? Par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Ah, io non sto ascoltando la professoressa in realtà. Esplorare la sa... Ah, sì, non vedevo l'ora. Bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit? Cet homme fou essaie de se reposer. Infatti, volevo dirtelo di fare. Cosa? Revelio. Revelio, sì, uno scanner. Che mi ha divertito l'altro giorno, dicevano su... Ah, adesso non mi viene il nome, quel... Dai, quello sempre con Yotobi. Che gatto? No, Old Gen. Oh. Su Old Gen ne hanno parlato di Hogwarts Legacy, no? La tazza di tè abbandonata lì. E dicevano che per l'appunto questa cosa che verosimilmente avvicinerà delle persone che solitamente non giocano e che probabilmente da questo gioco qui in poi alcune cose, soprattutto appunto lo scanner, cambieranno nome per i videogiocatori, no? E quindi non sarà più lo scanner che come si chiama quello di The Witcher? L'occhio, il tetto, come si chiama quello di The Witcher? Io non mi ricordo più. Vabbè, di solito si usa quello, adesso si dirà Revelio. Fai Revelio. Donc en fait on est en train de dire que maintenant, à partir de maintenant, dans tous les autres jeux, parce qu'on entre, nous parfois on est sur YouTube, on suit des émissions d'autres grands youtubeurs italiens, ils ont dit en fait qu'après ce jeu de World Legacy, les scanners pour observer les lieux ne vont plus s'appeler, peut-être dans un jeu le scan peut s'appeler l'œil du futur ou bien un truc comme ça, ça va maintenant s'appeler Revelio. Merci à toi, Petwell, pour le like. Merci, bro. Grazie. Questa è anche una citazione. Perché hanno provato a mettere nella stanza di necessità, evidentemente, tutte le cose che le persone nel libro hanno chiesto per avere la stanza di necessità. E Albus Silente, quindi il preside della scuola, scopre la stanza di necessità perché comincia a fare avanti e indietro davanti a sto muro che doveva fare pipì.
capito? E quindi allora, si apre questa porta e c'è pieno di cessi. Donc là, elle dit en fait, elle me raconte comment Silente a fait pour retrouver la chambre, cette chambre là. En fait, il l'a trouvé parce que il faisait des allers-retours à côté d'une porte et parce qu'il voulait faire pipi et il a trouvé cette porte là. Sì, perché questa non è una stanza di cui si conosce la necessità se non c'è la presenza, se non c'è mai provato a... Dai, quanto è bello. Se non ci sei mai capitato, perché questa, hai visto, è coperta. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. E infatti non ci basta, vedi, è tutto sosso. Oh. Dai, è stupenda. Qu'est-ce que c'était? Solo le persone che hanno bisogno di qualcosa trovano questa stanza. Che hanno bisogno di qualcosa e camminano in questo corridoio avanti e devi passarci tre volte avanti e indietro. Oh, ok. Però tutti la scoprono per caso, no? Dai, è speciale questo lì. Ci sarà qualcosa, se no che invece avete fatto... No, così. Ma quanto devi piegare, che alto quanto te, zitta. Ah, questo forse però se faccio accio posso distruggere lì, eh? No. Vabbè, ci avevo mai provato. E da qui non si poteva passare nemmeno. Dai, no, va bene, ok. Niente, niente. Ci penserò poi. Ma ci sarà una mappa, no? Della stanza di necessità? No, no. Probabile. Forse la stanza anche non si vede sulla mappa. No, no, sulla mappa non si vede. Non solo non si vede nelle mappe normali, ma non si vede neanche nella mappa dei malandrini. Quindi in quella che hanno fatto, no? Per i passaggi segreti, eccetera. Merci Noello per il like. Bonsoir, bonsoir le bro. Perché non cammini più veloce adesso? Ecco l'elfo che stavamo cercando. Eccolo, voici l'elf. Eh, attention. Hein? Poto. Oh, vous êtes là. Attendez ici, Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Ma perché gli elfi cambiano d'un gioco all'altro? In che senso cambiano? È perché io sto giocando a... Beh, questi sono gli elfi. Questi sono gli elfi della Rowling. Ah. Cioè, God of War è diverso, sono diversi. Sì. Moi, je suis en train de lui demander pourquoi un elfe change d'un joueur à l'autre. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile. C'est un elf nain. Comunque credo, non vorrei sbagliarmi, ma credo che gli elfi siano una di quelle. Si explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Que belle. Ma io la volevo così com'era, guarda, è bellissima! Poi questa la puoi costruire tu, no? Il Sims-like! Wow!
È bella prima. Je pense que maintenant, come mai? Excellente base de travail. Je trouve que c'est bien plus beau maintenant. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, il semble che la salle vous a fourni un bureau de description. Ma tutta quella roba che c'era prima non c'è più. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Tu as débloqué table de description. Tu lises le pour révéler les propriétés magiques de l'équipement non identifié que tu as obtenu. Ok. Okay. Mm-hmm. Sì, perché ho trovato un oggetto di abbigliamento non identificato effettivamente in una delle mie scorribande. En fait, là c'est Streamlabs qui déconne parce que sur TikTok il y a aucun problème. Sur TikTok il y a aucun problème. Bof. Vous trouverez. Qual è il problema? Streamlabs. Perché l'applicazione su TikTok va bene. Leggendario. Però non è bellissima, quindi io manterrei la visualizzazione che avevamo prima. Era questa? Non ricordo se era questa la visualizzazione. Je ne saurais vous voilà. dire si la lumière devront être identifiés. Là. Ce bureau vous sera bien utile. Réveillon. Ho l'impressione che avesse dei contorni. Ah, fammi attivare questo, così poi ci torniamo. No, non posso adesso. Prima parliamo con la prof. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation ? Oui. La magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Pure, ammazza quante cose che mi fai fare oggi, prof. L'incantation de l'évocation. Sì, perché adesso posso metterci intanto il tavolo, quello Excellent. Per le si pozioni. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Sì, ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin sì. à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître. Oui, tout et là, il faut fait. Continuer à pulirmi la stanza perché. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Va bene. Sì, signore. Dai, su, evoca un tavolo alchemico. Allora, vediamo qual è l'evocazione. Ma perché lavora per te? Il lavora per me in che senso? Sta pulendo la... L'elfo lavora per la scuola, ci sono che poi in realtà gli elfi della scuola di Hogwarts ancora no. Però dopo Harry cominceranno a essere pagati e avere un contratto di lavoro. Ok. Davvero, perché praticamente Dobby chiede di farsi pagare. Però tipo una miseria, chiede un giorno libero al mese, però dallo schiavismo a un giorno libero al mese con una paga ridotta è già qualcosa. Ma posso scegliere pure come lo voglio? Botanico piccolo, eclettico piccolo o gotico? Andiamo gotico. Ammazza, serve il piano. Ah, io con tutte quelle cose. Che dici? Gotico, eclettico, botanico o scientifico? Hogwarts Legacy Sims.
Ma non li vedo, io li voglio vedere prima, scusi. Non ti vedo. Ti ho contento. Ma non si può girare, lo devo spiattellare qui così. Va bene. Va bene. Voilà. Dai, c'hai i teschi fichi. Due? No, no. No, no, grazie. A posto. E adesso facciamo... Ah no. Scusa, non c'ho... Ah, ecco. No? Si passa? Tavolo della descrizione. Una scrivania con cui identificare i vari pezzi di equipaggiamento e le loro proprietà. Ma ce l'ho. Non è quello lì, eh? Allora, banco da giardinaggio. Ma perché non li posso mettere nella stanza decentemente? Scusate. Facciamo così. Vorrei vedere. A condizione di aver recuperato sufficientemente di graine o di ingredienti di potion a Preola o dans la natura. Se è uguale a quell'altro, in realtà, il tavolo. Chic è là per rispondere a tutte le vostre domande. Ah, sì? Mi lasciate proprio tic definitivamente. Il finit toujours d'avoir des petits problèmes sur Facebook. C'est incroyable. Et semble en connaître tous. Mais le problème est Facebook ou TikTok ou... Le problème est Streamlabs. Chick bénéficie de beaucoup d'expérience, acquise à la fois à Poudlard et à son précédent poste. Je laisserai Chick. Mais si nous avons une, si nous avons TikTok, encore une fois, vous devriez suivre ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment. Non, si non, guardi, se ne vada. Un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Può andare, è libera. Che bello, la mia stanza della necessità. Quindi, tavolo alchemico, tavolo botanica e questo è... Non si sa. Non so se questo... Dai, che figo poter evocare le cose così. Cioè, crei le cose dal nulla. Vabbè. Non mi metto a fare troppo The Sims. Mi piace. Io ho quella pianta di ditta ma che ho abbandonato lì. In realtà. L'orco vorrei in realtà. Ok, beh, facciamoci questa. Tanto che sicuramente ci serve. È a posto. Possiamo chiudere la missione. J'aimerais commencer la leçon suivante. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Sono piena di pietre lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. Ne sono piena, guardi. Infatti. J'ai tout ce que vous aviez demandé, professeur. Bien. La leçon peut donc commencer. Okay. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation. Que... Specchio, specchio delle mie brame. Mais c'est gras. Oh putain. Qu'est-ce que ça fait? Okay.
Attendez, je veux d'abord faire aspect à. Je sais pas vous en sort. Culeron Pro Streamlabs. Donc les amis, je vais un peu bloquer. Je vais fermer l'application. Je vais l'ouvrir parce que je sais pas pourquoi ça bug. Ça bug trop. Ça bug vraiment trop. Quand même mal. Je sais pas. Je sais pas. Elfi compadrona. Terribile. Ok, j'ai relancé. Ripartite. Espérant que ça va plus se bloquer. Quindi devo ri... Devo ripubblico? No, no, vai. Continua. Sto a cercare di mettere tutti i quadri che posso, ma... Questa cosa un po' mi scoccia, ma perché devo mettermi a fare... Forse devi solo fare... Ah. Ho dei compiti. Basta, i muri abbiamo finiti. Altro mi sa che gli specchi l'ho messi storti. I pavimenti mettiamo una sedia. Due sedie. Basta, ancora. Tocca metterci un candelabro per forza. Franchement, moi je suis pas tranquille. Vu que ça déconne là, je suis plus trop concentré sur le live, les gars. Je suis désolé, mais. Ah. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Mmh. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Mmh. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Ammazza, 30 anni si m'ha già insegnato un giro di 10 minuti. Una cosa alla volta, professoressa, io... Altération. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège. Pour le personnaliser. Non era questo. Non questo. Bon, io lo faccio lanciare. Modifier le style des objets, modifier la couleur des objets, modifier la dimension. Io volevo cercare di prendere. Je pense que c'est la partie la plus. Ah! Cosa? Tous les temps, quoi. Cosa missione? No, sì, un po'. Più che altro, cioè, vattene dalle palle e faccio da sola, grazie. Cioè, nel senso, no. Modifica lo stile di un oggetto. Che palle. Ecco. Ma solo il colore posso modificare. Modifichiamo il colore della lampada. Cioè, ma perché mi devi rompere, mannaggia.
Ecco, bene. Modifier le style des objets. Ecco, meglio meno sul tavolino. Ma solo il colore, ma come si fa a modificare il resto? Ah, modifica dimensioni. Oh no. Chic oh. Pense que vous ne saviez pas que Chic était là. Ecco. Più piccole così non si può. E lo stile come si fa? Vediamo un po'. Vabbè, questo di sicuro lo stile non si può modificare. Vabbè, semplicemente così è quello che puoi spostare. Ah, pure le mura posso modificare. Mannaggia, le voglio sbloccare però. Guarda quanto sono più carine queste altre. Vabbè. Le stile dell'objet. È questo, semplicemente. Penso. Okay. No, basta, professore, basta, a posto. Ah, bene, mi sblocca però. Ma tutta la vita questo. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas? Chic, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chic il y a des années. Chic pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chic quand vous voudrez commencer. Ecco qui. Parliamo con Tic. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Ma l'ho già fatto. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? No, l'ho già fatto. Allora, vorrei un ambiente illuminato dalla luna, verde naturale, misterioso. Verde naturale, vado sul mio gusto. J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. Ça semble parfait. Che come l'avevo già come fatto un claquement de doigts. Hein? L'avevo già fatto io. Cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chic d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Enfin, on a fini cette mission. Mamma mia. Grazie. Oh, bonsoir, Full Metal. Bienvenue sur le live, bro. Ciao. Merci pour le like. Non, la mission là était pénible. C'était insupportable. Un espace. Ça a duré grand. Et depuis une heure, on n'a rien fait d'intéressant, je trouve. La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien. Je vous laisse vous installer. Non capisco questo atteggiamento di tenere sempre le manine così. Ma questa era una missione principale? Sì. Ok. Beh, perché questa la devi sbloccare, sennò. Decorazione di interni. Allora, vediamo l'altra missione principale. Poi il resto è lo spirito. Che è tutta sta roba? Tutto. Vabbè. All'ombra del sotterraneo. Andiamo. All'ombra del sotterraneo. All'ombra dei bien pensants, des hypocrites. Il fait bon vivre à toi. Il n'y a pas de risque. Je dois me trouver quelque chose. C'est distratto.
che gli faccio? Leggioso! Azione! Incendio! Niente! Ne ho altri. Ne ho altri. Vediamo un po', forse questo. Beh, è palesemente luminoso, no? Non sono io. Che cosa sei? Reveglio, guarda, no, no. Va bene, niente, come l'ho detto, non importa. Oh, sei qua, sa? Qu'est-ce que c'est que ça? Fuoco. Fuoco, sì. Incendio. No. Aspetta, aspetta, a parte questo, ah, livello 1. Salomora, me lo volete insegnare? Un incantesimo da primo anno, cazzarola, possibile? Niente. Oh? Vabbè, ci sono anche un sacco di incantesimi che dovrò ancora imparare. Qu'est-ce que vous mijotez? Ma che bello, che bello! Ma non ci siamo stati qua ancora. Revelio! C'était un accident! C'était un accident! Forse perché è notte, quindi i fantasmi sono molto più. Putain. Dio. Il y a des problèmes de couple un peu partout là. Anche, anche tra i fantasmi. Se dici così pare che abbiamo dei problemi di coppia qua. Non ce l'abbiamo noi. Ici. Qu'est-ce qu'il faisait? Che per far passare il tempo ti addormenti per terra. Ma il bello è che c'è un dormitorio. Ma tu nel dormitorio non ci puoi dormire. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Le problème, c'est que quand ça se bloque, il faut sortir et rentrer. Secret juste ici. Tu peux pas savoir. Il est bien caché. Oh, non, non, c'est quoi, cosa devo fare? Vabbè, entra nella stanza segreta. Direi che ce la posso fare. Qua? No. Wow. Cosa stiamo facendo? Come hai trovato questo luogo? Grazie a mio amico, Ominis Gaunt. Il appelle questo luogo la cripta. On jouait aussi, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste... Strano, non si vede. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. Io intendo un chiappo. Je crois avoir vu Ominis en cours de potion ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. C'est incroyable. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète,
Mais ne dis rien à personne, et encore moins à Ominis. Bon, chez moi, je vois. Il n'apprécie pas sa famille, toi, leur ça secret. Passe pas. Mais cet endroit lui est cher. Sur TikTok, ça passe. Compris. Non, mais, sur TikTok, c'est vrai. Pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Ancora? Mamma mia, quanta roba impariamo. All'omora, mi serve all'omora. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Confringo. Très bien. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles en revanche. Tu. Ne pas endommager la crypte. Questo immagino. Esattamente. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio, par exemple. Confringo. Ah, ecco, vedi. Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Voilà. Je crois que j'ai compris. Bravo. Oh, non, attends. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. Mm-hmm. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. Prova un peu à uscire et entrer. C'est exactement le type de magie qui m'intéresse. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolée pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Magari la prossima volta che vado a Feldcroft potresti unirti a me e conoscere Anne. Le farò sicuramente piacere. Préviens-moi quand tu iras et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer une nouvelle élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood? Il ne t'a pas du tout prise pour quelqu'un d'autre après Olar. Rien ne t'échappe. Voilà ce que je peux te dire. Rockwood et Ranrock essaient de récupérer quelque chose. Ils pensent que je l'ai volé dans un coffre avec Gotts. Ça doit être assassita. Quand est-ce que tu y es allé? Una cosa doveva dire a detto tutti. Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un port au loin. Un port au loin? Vers Gringotts? C'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Che la ricordasse dove si trova a sto posto, ma insomma. Salut Sébastien. Attends. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour, Ominis, c'est ça?
Je crois qu'on est ensemble en cours de potion et de botanique. Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley, et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Oh, tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? Cette salle s'appelle la crypte ? Ah ! J'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas ! Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça ? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. C'est comme ma folle, lui. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennui tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Mamma mia, sarai cieco, ma sei antipatico. Allora, andiamo a recapare qua cosa. Dov'era? Ti ricordi dov'era quella lampada? Revelio. Non mi ricordo più dove fosse. Tanto non si apre da sola una strelletta. T'as reçu une nouvelle lettre. Ah, qui c'è una missione secondaria, io intanto me la apro. Zenobia, ça va? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia. Qui tu es? La fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Cosa? Pauvre. Quel dommage que les autres élèves n'aient pas été accueillants. C'est gentil. J'imagine qu'il y a quelques élèves sympathiques. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules ? Deux petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu ! Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Des bave-boules. È carino perché poi ça ti spiega anche tutte delle cose che tu, se non hai letto i libri, non sai. Les gens peuvent être si cruels. Le bille, mi pare, nel film non ci sono, quindi correggetemi se sbaglio. La bave de bave-boule, c'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Peccato che sia appena arrivata, quindi forse non sento il primo, però vabbè. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. Okay. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper. Mi sono presa la missione secondaria per poi giocarla in un altro momento. J'aimerais vous enseigner Wingardium Leviosa. Allora, Wingardium Leviosa. Che cosa cambierà tra Wingardium Leviosa e... Allora, andiamo avanti sulla missione principale, eh? Mm-hmm. Io volevo ritrovare qualcosa, ma voilà. Vediamo un po'. Risolti i problemi? Sì, sì. Ok. Adesso funziona. Oh, tu as l'air vexé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement dit qu'il était inhabituel pour un fer d'air d'avoir... Si ammazzano tra di loro questi. Bonjour. Tiens, tu peux peut-être m'aider. Dio, qui c'è un'altra missione. Ah! No, vabbè, le prenderò un'altra. Si sposti. A volte si inveiscono anche quando. Quel plaisir de vous revoir. Non
sono ritrovata qua, ma lo faccio. Confingo. E quello come lo prendo? Con accio? Questo ancora non si sa però. Confingo. Non questo. Ok. Ah, torniamo al professor Fig. Vediamo un po'. Questa è la principale, principale ora. J'espérais vous voir. Vous revoilà. Enfin. Le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet, que c'est un peu incontrôlable encore. Tant de choses se sont passées depuis que vous êtes parti. Votre ami, Monsieur Ollivander, m'a envoyé un hibou pour me demander de l'aider à retrouver une baguette magique ancienne qu'on lui a volée. Tiens donc. Et je suis allée dans la volière, comme il me l'a dit. Et il y avait toutes ces statues. Comment ça ? Tranquille. Des statues ? Dans la volière ? Oui, et ça m'a mené à une cachette secrète où j'ai trouvé le fantôme de Richard Chouka. Puis-je savoir qui est ce Richard Chouka ? Il a étudié à Poudlard il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète à l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka. J'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui. Ma perché ripeti quello che dico? J'ai suivi la carte qui s'y trouvait. En découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Croyez-le ou non, il s'agit d'une pièce située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, nous aurons besoin du livre. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Portato... Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre ? De toute évidence, Peeves les a volées. Et Richard Chouka les lui a volées ensuite. Ah, oh, Peeves. Où allez-vous comme ça ? Non, ne me dites rien. Qui parle ? Ignacia Winsmith, non lo so. Un fantasma? Boh, può essere. Non ci dovrebbe essere nessuno qui. E dire che ça a toujours été si près. Voilà. S'annonce prometteur. Ma gli mancano comunque due pagine, no? Questo è il libro che abbiamo preso prima nella biblioteca di notte, no? Nella sezione proibita. Est-ce que c'est si bien de s'en approcher ? Voilà, et par ici, la forêt interdite. Et bien sûr, Poudlard, toujours majestueuse. Dove andate tutti, tizio ? Si seulement tu pouvais voir tout ça. Qui ? La moglie, forse. Ah si, la moglie. Bonjour, professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Fig. Comment allez-vous, professeur Fig ? Et vous ? Comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet, je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte.
Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra, à terme, sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pancine, dans mon coffre à Gringotts? Sì, certo che ce lo ricordiamo. Vous et votre ami Charles parliez du porte-loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Précisément. Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnée il y a des siècles. Dov'è Étant Charles? Donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves? Tout cela constituait une partie importante du processus, mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bon augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardés secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent, à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience, les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Okay. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Senza prove. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et ma tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons vous l'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regardons un peu. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Ma ha detto che le devo fare da solo, ma non mi rompete le palle. Fatemi fare le cose per conto mio. Tu l'hai vista? Io non l'ho vista. Je ne crois pas. Peut-être que cette jeune personne n'a pas autant voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Tu veux dire mon lit? Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention. Et ne dites à personne où vous allez. Si, ah, signora. Quelque chose se trame. Enfin, quelque chose d'intéressant. Guarda, prendo l'altro lato, che sennò la travolgo. 600, forse meglio se me... Il est temps d'apprendre Glacius, le sortilège d'immobilisation. C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation s'envenime. Mais d'abord... Glacius. Ah beh, sì, forse era meglio, davvero. E, tra l'altro non c'è niente di vicino. Questa è la cosa più vicina che ho. È lontano. È lontanissimo. E non c'è manco una scopa. C'est le point le plus au nord. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra explorer le lieu, puisque c'est un nouvel endroit. Beh, è bello perché potremmo esplorare. Sì. Non siamo mai venuti qua. Qui è la foresta dove abbiamo fatto quell'altra missione, mi sa, no? Quella del corpo del fantasma. E vabbè, si va un po' così. Guardate i funghi, addirittura i funghi, gli alberi. Rincontreremo sicuramente un po' di ragnetti. Le sere. Ciao cervi. Bambi. Lei prend plus de temps. Ma perché scappate da me? Io sono buona.
S'il y a des cerfs, ça veut dire qu'il n'y a pas de créatures dangereuses. Quoi? Non, ci sono. Oh! Un cerf! Che fa lei? Ma dai. Ma li posso ammazzare secondo te? No, non lo farei mai. Les grands sont plus attentifs. Sont plus craintifs. Bambi. Oh là là. Oh. Lì c'è un duello in corso. Che faccio? Mi ci butto? O ignoro e vado avanti? Un po'. Andiamo a dare un'occhiata. Aspetta che mi metto. Mi metto le cose utili. Ma non teniamo accio per ora, poi magari metto The Pulse. Ma dove stanno? Ma io non li vedo. Ma non li vedo. Ah no no no. Sono livello 20, Oh, come livello 20? Guarda. Vabbè, ormai. Tu uccidono, va via. Oddio, sono sì, tanti. Sì, sì, sì. Non so se posso più scappare, sai? Mi sa che non posso più scappare. Come? Non vai? Posso più scappare! Ma sì, sono sì, già morta, sono tanto. Mi hanno fatto tipo in due colpi. La tua avventura. Ricominciamo ad ultimo checkpoint. Sì, checkpoint. Ma l'ultimo checkpoint tipo 10 giorni fa, vabbè. Ah, vabbè, vabbè. Allora mi faccio i cazzi miei, Fatriga. Oh! No! Ci devo passare per forza. No, ma no, raga, ma no. Facciamo un altro giro. No. Si passa. Oh, loro mi aiutano però. Mi scordo sempre di spostarmi. Help me. Oh, i centauri. Les centaures. Smollano soldi, not bad. Cappello da sole chiaro. Ah, però è più forte, quindi ce lo facciamo. Sicuramente non è più brutto. No, infatti. No, se è Laura. Non mi ha messo Confus. Wow! Il classico cappellino di paglia. Guarda questo. No, questo è il mio cappello. Ma io non intendo passare lì in mezzo. Mi sembra il caso. Vediamo se da qua. Se da qua li becco comunque. No, può passare. No, mi sa che lì ci stanno. No. Allora, pensavo fosse un nano. Pensavo come? No, continua. No, vai avanti. Corri. Oddio, dai, siamo in uno spazio vuoto. Il punto è che non mi dà più neanche la direzione se non esco dal duello. Ecco. Forse non è stata una buona idea teletrasportarsi qua. Grazie. Ah, sì. Tu veux finir ce qu'on a commencé? Non mi dovevo teletrasportare qui. Oddio. Ma è un continuo. Eh sì. Tu es dans les bois interdits. Je me demande qui vivait ici. Ah boh. Ne devo farmela oggi. Che cazzo è quello? Ah, ok. Pensavo fosse una persona. Occhiali protettivi da sole blu. Più potenti dei miei. Mica, i miei sono potenti,
Apparemment, tu trouveras toujours quelque chose de plus puissant. Sur la mesure que tu avances, tu trouveras solo le cose più potenti. Più avanti, sì. Mm. Però questo era, questi che capivo erano anche rari, quindi pensavo che sarebbero durati un po' di più, invece no. Meglio così. Ma guarda che belli alberi. Com'era? Ah, bello che è lontano, possiamo esplorare così. Ah! Abbattuti dai nemici. Oh, ciao centauri. Non ci posso nemmeno parlare, non mi cacano di strisce. Oddio. Forse avrei dovuto mettermi il coso per sparire. No. Basta così, ciao. Qu'est-ce que j'ai entendu? Rien du tout. Ha detto che ha sentito qualcosa. Ah, il... Ma non ha messo il fuoco per il teletrasporto? Sì, l'ho messo, ma questo è il teletrasporto più vicino che conosciamo. Ma ci sono altri punti? Sì, ma se sono grigi e non li ho ancora scoperti, non li posso, non ci posso andare, capito? Non mi posso teletrasportare ovunque, posso teletrasportarmi solo dove, dove sono già stato, dove ho attivato quei fuochi. Ok. Questo non segue molto la logica del libro, per esempio. Perché la prima volta che Harry utilizza le... questo teletrasporto con le ceneri, sbaglia nome e finisce... in un negozio di magia oscura. Dai, sì. Non sommes pas seuls? D'après ce que je peux voir... Il y a une dizaine de fidèles de Ranrock, peut-être plus. Ne pourrions-nous pas transplaner à l'intérieur de la tour? Trop risqué. Nous ignorons ce que renferme cette tour. Pour ma part, je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici. Ils ont dressé le camp un peu plus loin. Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allons-y. Ah, c'est loin d'être idéal. Ils sont en train de comme des libelles. Non, vraiment pas. Par ici. Et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion. Ok, un attimo, me lo faccia mettere. Autant éviter de prévenir tout le monde de notre arrivée. Je n'avais jamais vu une épée comme ça. Mais ci dobbiamo passare in mezzo. Ma mi scusi, ma si illude anche lui, però, se no. Faisons vite. Huh. Ma io non ce l'ho petrifico sto Talos, raga. Non ce l'ho. Non mi pare almeno. Abbiamo Petrificus, no? No. Questo, eh? No, Arresto Momentum. Glacius. Non mi pare doverlo. No. On l'ha pas. Forse, peut-être lui? Forse lo fa lui, sì. Reste caché. E lancé Petrificus totale. Ma non ce l'ho! Evocazione alterante, questi sono quelli che ho appena imparato. Guarda un po'. Un frigo. E ancora tesimi bloccati. Bombarda. Flipendo. Descendo. Trasforma, non c'è proprio. Questo è il Arresto Momentum. Glacius. Wingardium Leviosa. Ah, forse sono da altre. No. Incantesimo di base. Revelio. Protego. Eccolo. Non è... Eccolo. Petrificus Totalus. È sufficiente potere. Ah. Solo indietro. Quadrato indietro. Quando sei. Dietro la persona. Quando c'è dietro la persona, lui. Cioè, più ci scarica. Avvicinati. Quanto vicino secondo te? Qua basterà? Piano piano. Ma non posso tirarlo. Comunque. No, va, va. Ancora? Ok. Bravo! Dunque,
scusi, lei che fa? Resta lì? Ah. Tu dois tout faire pour éviter de te faire repérer. Ranrock l'a dit. Grazie mille, Ginevra! Ciao, Ginny! Ciao! Doit y avoir quelque chose ici. Ranrock l'a dit. Come stai? Oggi. Sì, ma lei mi dia una mano però, scusi. Scusa, Ginny, sono in stealth qua. Lei non mi aiuta? E ancora? T'as jamais goûté au ragout de champignon de ma mère? Lui non fa un cazzo, il professore sta lì che mi guarda e fa tipo ah ah! Divertente! Ah? Cazzo! Mi tocca a seguire i nani qua. Si fermi! Oh! Se no la fermo io! Il professore Roy che si sta a fare i cazzi su, si gratta la panza. Ma vada, scusi! Ma che sta a fare lì? Te devo fare tutto io. Ma... questi per forza uno tocca ammazzarlo. Ma è la missione? Indaga sulla presenza dei goblin. Immagino di sì. Professore, se mi viene a aiutare li congeliamo, se no mi tocca ammazzarlo questo. Niente, lui si alloggia a farsi cazzo. Ancora no. Ancora no. Si parla di un DLC. E DLC... qui si potrebbe giocare. Ancora sì. Ma e ancora il gioco non è ancora uscito sulla PS4. Ses ordres indiquent qu'il cherche quelque chose en rapport avec des noms. Quel nom? E pourquoi? Tra l'altro Ronnie non ci può giocare perché ha la PS4, quindi dovrà aspettare. Revelio. Non c'è niente qua. A parte il prof che sta là che mi guarda. Ma sarebbe bello di giocare insieme. Sono... beh sì. Ma che fai? Soffrire. Non ho fatto niente, non ho... era di... non ci arriva meno. Alla Play 5 ora! Cosa? Hai capito! Dai! Tu hai fatto meglio? Bello! Aspetta, non lo so. Le sto a distrarre con sta notizia. Benvenuto, Ronny. Vita! Grazie. Non guardo nemmeno questa cosa. Oh! Si ha fatto i soldi che... no, lo sapevate. Hai capito. Ronny, dacci un po' di soldi anche a noi. Aspetta, tenta. Dacci due attene. Voilà. Finiti? Qualcun altro? Fatevi sotto. Ha scoperto un tesoro. Un tesoro? Sono contento che ce sia terminato. Noi faremmo meglio d'entrare. Se l'è fatta solo per Hogwarts Legacy, ovviamente. Abbiamo trovato l'entrée, apparemment. Dai. C'est verrouillé. Okay. Un sortilège de déverrouillage. C'est très pratique. Ce n'est pas le moment, mais si on ne vous l'enseigne pas. Oh, très, finalmente il sortilège di apertura. Une fois rentré au château. Me lo faccia, forza, me lo insegni. Beh, che mi ha dato questo? Niente. Quei 36 erano del sacchetto. Scusi, io qui raccatto cose. Tutte cose.
Figurati. Ah, per quello lui ha solo un sogno. Ma io ho visto Call of Duty versione PS4 e PS5, non è tanto diverso. In realtà solo l'ha fatto per Wars Legacy, ma non lo vuole ammettere. Con Salvador. Il pad e joystick è molto più figo. Perché si sente bonjour, quando tira, quando la mira, tour de San c'è questa Baccar? Sensazione. Oui, ma... le professeur Baccar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. Io ho perso un controller ieri. L'ha perso. Si è suicidato in realtà il controller. Oh, basta. Peu de temps après notre dernière rencontre. E lo capisco, eh. Même si, au vu du tumulte, essere il tuo controller deve essere difficile. Des difficultés pour me retrouver. Pas du tout, professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très inquiétant que des gobelins aient eu connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que la cosa bella è che l'ha smontato. C'est pourquoi e dentro ci ha trovato più Daphne che Cavi. En bas, près de l'entrée, un petit Daphne dentro il controller. Semblable à ceux que vous avez déjà vu, a été déverrouillé. Utilizzelo per accedere a un passaggio. Oh, finalmente Alomora. Quanto è che la sua chiede Alomora? 12 ore di gioco che chiede Alomora. Lui e moi vous retrouverons dans la salle de la carte. N'oubliez pas ce que vous voyez. Nous devons comprendre comment les fidèles de Ranrock ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez dit. Et faire l'esthétique. Devo comprare un altro. Oui, monsieur. Perché serve. Je vous rejoindrai dans la salle de la carte. Il controller. Ah, anche perché questo non è ottimo, quindi... Mi mancano un dépôt cose. De magie ancienne. En bas, je dois acheter une nouvelle manette, celle est morte. Se ce la volete regalare... Vabbè, mi hanno parlato da Alomora, ma mica me l'hanno insegnato. Oh, io voglio Alomora. Ma chissà se mi posso buttare davvero. Ok, comunque posso bere tazze di tè, comunque. Sono tutti lì. Mo tocca mettere da parte i soldi e prenderne l'altro. Poi capito. Passano quanto un 75 gioco. 75 è un controller. Eh sì, è il prezzo di un gioco. Che dovrei fare, scusate. L'ho trovato, mi sa. E che devo fare? No. Non funziona. Ah, no. Mi sa che funziona solo per i giochi della PS4. Sì. Ah, sì? Sì. E che senso c'ha? Vabbè, perché effettivamente. Revelio. Dobbiamo prenderci il joystick nuovo. No, questa porta si chiama proprio la prima prova. Qualora non fosse chiaro a cosa stiamo andando incontro. Ma vediamo che sono ste prove. Sto cercando, ce l'ho l'equipaggiamento migliore, tocca vedere. Se ho gli incantesimi. J'ai déjà vu ça a Gringotts e dans la réserve de la bibliothèque. Sta crollando a pezzi questo mosso. Revelio. sì. Ci sono anche delle cose che vanno giù. Mette sec. Ça a dû changer quelque chose. Je ferais mieux de jeter un œil. Quel joker a preso? Beh,
Hogwarts Legacy l'avrà preso, se no non ci chiedeva se potevamo giocare. Vediamo se ci danno gli equipaggiamenti migliori loro. No, solo dindini. Wow. Questo però devo... Ah sì, è vero che COD su PS4 hanno dei bug. Ah sì? Sì, ha dei bug. Ok. Percival Rackham. A chaque fois qu'on voit ces chevaliers, ça veut dire qu'il y aura de la castagne. Ma... devo trovare prima il punto per attivare... Cioè, capito, me li devo attivare da sola e poi sconfiggerli. Dimmi te se è giusto. D'autres traces de magie ancienne. Quelque chose doit être différent. Dopo, me li cucco dopo. Revelio. No, non c'è incendio qui. Non ci incendiamo. C'è solo la porta, no? Questi piedistalli qua non me la raccontano giusta, eh? Pas vraiment plaisir de les retrouver. Au moins, je sais à quoi m'attendre cette fois. Sì, lo vedo che mi avete visto. Come Expelliarmus? No, 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 non c'era Expelliarmus lì. No, no, non ci voglio Expelliarmus. Sbagliè. Ha preso un altro, infatti. Attacca! Ah! Attaccano 15 insieme, non manco accio, io faccio. Oh! L'ho schivato o non l'ho schivato, chissà. Non si è mossa? Ma questo non si è visto però. Questo sì. Mamma mia, sopra, hai visto che ho fatto? Stavo prendendo la cosa. Ma perché non attacchi come prima? In che senso? Combo. Le normali? Non posso fare combo con le... Questo dice. Fringo lo devi fare su di lui. Ti ho fatto levioso, leviosati. Ah, è vero, perché ancora mi accomoda solo. Sei passato. E mo? Manco due spicci mi avete dato, mamma mia, oh. Niente. Non ho mandato niente. Aspetta, poi c'è la prossima sala con i prossimi... pronti. J'ai comme un air de déjà vu. Ah, ok. Voilà. Sbang! Voilà. Un metodo un po' particolare, eh. Di spostarsi. Wow.
Già preso poi questo. Reveal you. Solo per il coso, no? Sembrerebbe. Non ho preso quello. Aspetti, aspetti. Guarda, adesso mi sono fregata. Qu'est-ce que cette rafale de magie a bien pu faire? Tu devrais examiner les deux côtés de la chambre. Mais on peut pas voir les traces de la magie là parce qu'il y a des trucs rouges tout autour. Quoi ça? Qui dit-il? Cosa servono le tracce rosse? Non lo so, penso che sia quando hai magia antica, no? Ce la fa. La stanza cambia quando entro ed esco dall'arcata, ma non mi pare. T'è parso a te? A me non mi ha fatto questa impressione. Forse se entro ed esco da un'altra parte. Ti sembra cambiata a te? No. No? Manca a me. Je vois un passage d'un côté, mais quand je passe à travers l'arche, il est bloqué par un mur. Rébellion. Boh. Scendiamo. Dai. Dai, senza paura. C'è niente qua. Questo sicuro fa male, guarda. No? No. Dunque... Prova un po' a Reveglio. Lo sto facendo. Ma non c'è niente. Niente. Niente, niente. Je vois un passage d'un côté, mais ça. Quand je passe à travers l'arche, il est bloqué par un mur. Da dove vengo? Ah, oh, ok. Ok. Ti ricordi che abbiamo fatto? Lei dice che c'è un passaggio che però quando lo vado a... Azione! Oddio, mi sa che mi sono fregata qua. Perché l'ho smollato lì. No, questo è un problema, mi sa. Vediamo se me lo posso avvicinare da... No, sì. Vieni qua, forza. Non capisco che bisogna fare. Mi dice che lì c'è un'entrata, ma... Poi si capisce. Je vois un passage d'un côté, mais quand je passe à travers l'arche, si. Non. Un mur. Lì? Si. Perché di là, se dietro del muro, si. Vai. Ah, grande. Oh, d'autres statues. Questo per non far girare. Non funziona, però. Funziona come no? Perché non ci funziona R2, no? No, funziona. Oh,
gli fa un cazzo le su questa cosa, me la devo ricordare. Mais parle en combattant. Oh, il disparaît. Bien joué. Dove sta sto stronzo? Dannato. Ma tu lo vedi? No. È meglio. Lo vado a pescare dove si trova. È diventato invisibile. Sparito. Non mi facilita pas la tâche. Non capito. Sì, forse potevo usare le pietre. Andata bene uguale. Questo è un altro, vero? Tu. No? Dorme lei? Perfetto. Meglio per me. Adesso dorme pure senza testa. Ok. Allora andiamo su. J'imagine que tu vas chercher des traces de magie ancienne. Mais où? Ah, c'est un peu la scala lì. Anche perché tu vado. Le scalette. Sì, no, no, niente, scendo dalle scalette. Ah, fa tutta sta scena. Oh, cado, oddio, poi ti fa niente. Non ci sono i danni da caduta. Dice di andare di là. Daga. Qua. Ok, quindi devo spostare le cose in modo tale che mi ritrovo. Che posso indagare. Mm-hmm. C'è andato da solo in realtà, lo faccio scavallare, che bloccato? Sì, devo far scavallare quello in qualche modo. Forse faccio accio da sotto. Proviamo. Sembra una cazzata, ma ci provo. Ah. No, così per tornare, no? Non lo so. J'ai intérêt à explorer des deux côtés de l'arche. A me non mi pare di vedere differenze comunque. Ah sì, sì, è una differenza. Ah sì? Non, forcément il y a une différence, parce que la dernière fois il y avait un mur quand on était du côté bleu et quand on passait du côté rouge il n'y avait pas de mur. Questo non può passare di là. Ah, lo faccio passare qui. Vediamo un po' che succede, magari me lo teletrasporta all'altro lato. Qu'est-ce que cette rafale de magie a pu changer des deux côtés de l'arche? Non? C'est sûrement différent désormais. Che sta dicendo lei? Può passare. No. No? Non posso scavare. Cosa? Dica, dica. No. Idee. Tira un po' questo. Avvicinati e tira. Ma no, questo è attaccato al muro, vedi? Non è... Ok. Je dois observer comment la pièce évolue quand j'entre et je sors de l'arche. Lo sto facendo, ma io non noto differenze, però sinceramente. Tu hai detto che le vedi, tu che differenze vedi, scusa. Aspetta, questa mi sa che non c'era prima. J'ai compris. Je dois utiliser le petit côté de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont. T'as tout mis beaucoup aussi. Uniforme con camicia e cravatta. Allora, l'importante è che sia più forte. Donc,
Ah, adesso devo scendere, passare all'altro lato, perché in questo lato non c'è la... Ah, vedi qual è la differenza? Che dentro c'è il ponte e fuori non c'è adesso. Ora torno col ponte perché devo arrivare lì. Il problema è che... Ok, sì, no, ho capito. Ce l'ho fatto. J'ai compris. Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont. Action. Voilà. Réveillon. Je ne me ferai jamais à ce sol. Perché che i pavimenti sono la cosa strana secondo te? Oh! Sono un po' di nausea così. Altro? Vabbè. Quanti sono? Oddio, ma quanti sono grossi poi? No, no, spelle viuso non va bene, devo usare un'altra cosa. Espelliarmus, mettiamo? Meglio di niente, sarà? Dio. Come mi fanno un sacco male? Bien joué. Tu voulais partir où toi? Reste ici. En fait, non mi serve. Eccoci qua. Meglio. Sbagliato. Incendio da vicino. Sì, da vicino, però adesso ho aumentato. Ho ucciso? Almeno uno, raga. Sei abbastanza vicino? No. Dai, dai, questo era dentro, su. Oh. C'è fuoco amico tra di loro? Sì. Ancora. Dove sta? Oddio, questi sono nuovi. È brava, è brava, è brava. Oh, chi è? Non mi porta sfiga, sono qua. Sì, sono un'infinità adesso. Qua mi dico non so vicina, eccomi qua. Eccomi qua. Ai ai. Finito le cure. That's the last one. Attent. Bien joué. Inutilissima, ma io la uso. Me la potevi... Wow, l'hai vista? Merci Cosby pour le like. Merci. Voilà. C'est gentil. Ancora? No, basta, raga. Ciao. Allez, désolé les gars, j'ai dû faire le live un peu plus tôt parce qu'il y a la Champions League. Et faire un live durant la Champions League, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Oggi ho dovuto fare il live più presto perché c'è la Champions. E fare un live durante la Champions non va bene. Anche prima, 17, un po' troppo presto. Lo so. Vabbè. Tocca. Da dove vengo? Io non so più da dove devo andare. No? Revelio non mi aiuta. No. Non vengo dall'assù, no? Boh, sì. Dai, vengo dall'assù, no? Sì. Eccoci qui. Lo vedo. Certo, questa cosa che non ti spammano proprio niente è triste, eh. Io ho finito le pozioni, quindi...
O mi danno qualcosa o... Ah, è vero, mi ho messo espulso. È tipo un dungeon. Queste prove sono dungeon. E che faccio? Vado? Mi butto? Mi butto così? Provo? Sì, 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 sì. Vai. Ok. Va bene. Come fare? Non l'ho fatto riprendere da qua. Vabbè, giustamente perché era... era confondibile. Se riuscissi ad andare un po' più avanti potrei anche appassionare. Oh! Che cazzo è questo? Non c'è niente lì. Allora, però il coso è qua, quindi qui io in teoria... Ah, è vero, perché c'è quell'altro, no? Mm-hmm. E quindi che fa? Provo ad andare a prendere... a ripassare di qua? No, un po'. Perché qui c'è... Oh, intanto mi becco questo, grazie. Che palle! Tocca distruggere le cose qua. Com'era per distruggere L3? Dai! Queste sono le vere sfide, col controller che non fa L3. Scusi, mi distrugge gli occhiali, per favore. Dai. Ancora questo? Sì, sì, vai, distruggi tutto, meno quello che sto indossando. Tanto mi rimangono... Questo mi sa che quello che sto indossando. Vabbè, dai. Che tocca fa, guarda. Fa pure... Manga, fanculo. Pure inutile. Vediamo che c'è di qua. Si deve avere il... tutto robusto. Non è servito a niente sta cosa. Non ho capito. Non ho capito. Ah, beh, però posso. No, non posso neanche. Sì! Posso? No, non posso, perché loro non ci passano qui. Quindi adesso mi sono bloccata perché non c'è più niente. Aiuto! Aspetta, forse su questo. Ci possiamo salire! No! Boom! Come fare? Carini però i dungeon, eh? Cioè, c'è sia la parte di lotta che la parte un po' di intuizione. Poi lascia stare che io non sono particolarmente intuitiva magari. Allora, vediamo che succede se vado di qua. Un cazzo e niente. Di là. Questo è quello che è invisibile adesso perché io non c'ho. Yeah, un invisibile. Il punto è che se vado di là. Che fa? Destra? Guarda un po'. No, ancora qua niente. È qui dove devo arrivare, ma non ci posso arrivare. Però magari quando invece passo la porta, sì. Allora ripassiamo, secondo me ripassare la porta è inevitabile. Perché quando passo questa compare quello lì e verosimilmente anche qualcosa là. No? No. Manco per il cazzo. Senta, venga un po' più vicino. Non c'è un ripulso?
Sì, c'è repulso. Prova un po'. Ah, dici usare repulso. Aspetta. Sì. Vediamo un attimo. Che poi scusa, adesso sono passata per il coso perché è risparito. Dici provare repulso. Vediamo un attimo. Però come lo usiamo repulso? Perché? Fanno repulso. Scendi, scendi. Scendo come? Di qua? Mm-hmm. E? No! Ma ho solo girato la telecamera? Spiegami la teoria. Fare un repulso su una piattaforma ti servirà per avvicinarti dopo su un altro, quando sarà su un'altra piattaforma. Però in che senso? Merci Ginevra pour les 100 étoiles. Grazie Ginny, collabora al joystick. Collabora al joystick. Vedere pulso non mi manda molto lontano. Hai capito? No, non ho capito. Cioè, poi non mi fa tanto, capito? Non è che mi porta tanto lontano le pulso in realtà. No! Piano piano così. No. Su una forse piattaforma, fai un repulso su una piattaforma per. Ma c'è solo questa allontanarla. E poi ti metti su un'altra. Sull'altra. Tu dici a questa fargli repulso. Prova un po' così. Così come? Fai un repulso su una piattaforma prima. Di piattaforma c'è solo quella, quindi cioè questa sì, ma non mi compare neanche più l'altra, non capisco perché prima compariva, quindi dici la spingo. continua. Grazie Ginny. E poi sì, ma io c'ho solo quella di piattaforma. Vai sull'altra. Non posso, non c'è l'altra. Come non c'è più? È qua, ma non è qua. Capito? Aspetta, forse... no, ma guarda. Posso farlo qui? No, neanche, perché solo quella mi prende comunque. Falla venire. No. Ma solo questa posso prendere, l'altra non me la fa prendere. Non so perché, ma... Sali. Ce la faccio, dice. No. Ci abbiamo provato. No, non me la fa prendere più. Ah, repulsiamola. Io non capisco perché prima me lo faceva fare, adesso non me lo fa fare più. Cioè, hai visto prima quando passavo per la porta? So quanto dai, vai, riuscire. Fai repulso. Sì, repulso per arrivare lì, dici? Vabbè, ma così è davvero rompere il gioco, scusa. No, poi vedi, ogni tanto mi attrae, ogni tanto mi spinge. So, fa sempre lo stesso incantesimo, ma gira in tondo, vedi? Lo puoi giusto aggiustare un po'. Sto buttandoci sopra. Questa proprio neanche la vede finché è così. Ma riprovo a ripassare da lì. Adesso sì? No. Sempre solo attraverso lo specchio. Aiuto! Non capisco. Qualcuno ha idee? Tu? Vai sulla trappola, salta. Avvicinati. E salto lì? Sì, sull'altra. Ma l'altra in realtà non c'è anche in questa realtà, capito? Ah. No.
Vedi, non la posso attrarre, non posso farci niente. Perché ha smesso di parlare questa stronza? Prima parlava, mi diceva le cose, ma non mi dice più niente. Questo non può entrare qua. No. Nella parte reale. No, l'altro. Neanche l'altro non lo posso toccare. L'altro non esiste in questa realtà, quindi non lo posso toccare. Ma in quale realtà è fisica? Questa realtà è fisica, quella in cui l'altra? No, questa in cui c'è questo. No, l'altra no. L'altra sì, è fisica nel momento in cui io attraverso questo, ma questo mi porta nel vuoto. Falla entrare. Non può entrare. Non può, non, a parte non ci passano loro attraverso i cosi, vedi? Non ci entrano. Questo anche prima l'abbiamo visto. Se venissi un pochino più in qua, Kiko. Mannaggia! Dai! Il pulso. Ma da quel parte? Questo sarebbe visibile. Vado a fare accio mentre cadevo. Non lo so. So che ci sono quelli lì a destra e a sinistra, che ci sarà un motivo. Non credo che siano lì a caso, no? Però non so che servono. Vai bene. Guarda un po' l'altro. Non c'è l'altro. È nell'altra realtà l'altro. E quello è il problema. Torna un po' all'inizio. Di là? Sì. Vai. Vai. Dove? Qui. Stai pensando. Ma se non indaga all'inizio, cambia qualcosa? Se non faccio indaga all'inizio? Non credo. Perché dovrebbe. Vai un po'. Non lo posso più fare. Inizia di nuovo. No, non mi far suicidare. No, più che altro secondo me non è una soluzione, perché quello lo devi fare di lore. Oh! Aspetta tutti. E mo tanto non serve a niente uguale. E pulso questo qua. Ma mica lo posso decidere io dove lo poi... pulso. No, di là. Ma non posso scegliere io. Capito? Non è che posso... Non hai capito, fai il pulso. Ho capito, questo. Ma non. Io repulso, non lo posso fare in una direzione. Sì. Adesso no, non si può più. Ma non si poteva neanche prima. Io ho fatto repulso e basta. Aspetta. Devi tirare in modo che questo qua da adesso. Muoviti sulla piattaforma. Fai il pulso. Vai. E muoviti sull'altra piattaforma. Tira. En fait tu dois pousser et retirer pour que la plateforme regarde vers là-bas. Après tu fais repulso. Ah, le problème c'est que tu vois pas la distance de la plateforme. Non, et poi mi sto spostando io sulla piattaforma, vedi? In realtà mi sto spostando io su questa. Non tanto quella. Tra l'altro rischio pure di ammazzare. Non so se questa cosa la sto facendo bene. Scusa, proviamo ad arrivare con questa piattaforma. Sì. E adesso fai il pulso sull'altra. No.
poi secondo me quando faccio accio comunque. Hai capito? E fai sì, sì, e... mi sembra troppo complicata, però no, è così, perché una deve arrivare fino a... Ah, vedi che succede se non fai questo, che non compare l'arco all'entrata, e poi ci serve l'altra piattaforma per avvicinarti. Questo è il principio. Boh, proviamo. Vai. Ok. Andiamo in fondo. Non lo posso fare. Dio, questa cosa è complicata. È pulso. Io aspetta, sto messa. Guarda. Niente. Dai, che stronzi. Vedi, è andata di là e non so come ha fatto, ma quella invisibile è andata di là. Forse c'è anche qualcosa da capire guardando sempre nel... Non posso renderla visibile in qualche modo. Repulso, repulso, repulso. Per fortuna sei passata, eh? Ora, ma secondo me lascio accio e finisco dall'altra parte. Vai, repulso. Repulso ancora. Avvicinati, sì, avvicinati. Perché... Sì, avvicinati adesso. Avvicinati. Dici? Sì. Mi sta più o meno addosso, ma prima. Voilà, fai il pulso adesso. Ancora. Tu devi la chasser jusqu'à elle arrive là-bas. Come Spider-Man. Voilà, continue comme ça. Ma dove andate là, mo? Sì, sì, continue. Repulso, repulso. Ma non hai capito? Ho capito, Arthur, ma sta lì a destra! Vai, 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 vai! Avvicinati! Guarda un po' verso di là. È come la macchina! Ecco, ti fai ridere da solo. Guarda, sì, gira un po' la camera. Il problema è che non si vede la il problema è che non si vede la mia piattaforma, quindi non so neanche se sto sulla piattaforma mia o no. Dai. Ti posso dire che a me non sembra proprio la cosa corretta. Sì, 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 sì. On avance o pas? Ah! Adesso è sotto. Sì, bene. Ah! Stare attenti, sì, che fa un po' di pulso verso di là. Non lo posso guarda, fare. Guarda, guarda, guarda. Non lo posso fare. Siamo vicini, eh? Sì, ma secondo me stava a fare una cosa che è assolutamente completamente contro. No, 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 no! Avvicinati, avvicinati. Voilà. E mo? Salta qua. E vai. Faccio repulso finché no. No, 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 no! Sì, sì, repulso. Adesso ripulso di là.
sì. Vai. Secondo me siamo arrivati a una cosa completamente assurda. Dai. È così. Continua. No. Vedi, poi Repulso funziona a cazzo di cane. Fai Repulso. Ale. Siamo arrivati. No, non era così. Siamo arrivati. Sì, vabbè, no? Vabbè, ci siamo arrivati. L'importante è quello. Secondo me abbiamo rotto il gioco. No. Oh, non è una buona notizia, Non è una buona notizia se mi stanno dando le pozioncine qua. Ah, ok, sono io. Ok. Sarà l'ultima prova? Aspetta, fammi cambiare tutte le prime cose qua. Sto il gioco. Ma ci siete usciti. Più importante. Non fanno gioia. Con la testardaggine ci siamo riusciti. Non ti aprire da sola. Quella è l'unica cassona. Io ho paura. Ah, pozioni. Mamma mia, quante pozioni. Quanto non suona bene questa cosa. Eccoli! Incendio. Ma perché incendio l'ho messo lì? Facciamo questa cosa, scusa. Lo so che sembra una cosa strana, ma... Il bello è che più mi sposto, più mi attraggo nemici, quindi... Oh! Cazzo! Posso pure cascare, perfetto! Molto più carino incendio così. Ho preso danni perché lui è morto, ho capito. Quando è caduto ha fatto capito. Danni al... C'ha paura, L'ultimo. Una pozione ho usato. Porca puttana, lo sapevo io, mi sembrava strano. Oh, lui è fo. È per lui con tutte quelle pozioni, vero? Oh! Sbagliato. C'ha un cazzo che glielo speriamo. Lo Expelliarmus di niente. Mamma mia! Questo manco il tempo. Cazzo, quello è tutto il suo cerchio? Andiamo bene! Ma lui s'amuse pas! C'est le boss des chevaliers.
a lui non gli faccio niente, gli faccio solo con praticamente niente, gli faccio solo con distruggi le sfere mentre si sta caricando. Cosa? Distruggi le sfere mentre si sta caricando. Ah, si può fare? Sì, continua. Sembra un'idea, cioè io preferisco continuare a evitarla. Come distruggi? Con la pazienza. Questo non puoi andare via. Non puoi scappare. Ah, forse la devo parare. La devo parare. Non c'ho più pozione qua. Protego no. E allora cosa? Però è gialla, perché no? Protego. È scritto. Non so cosa devi usare, ma devi distruggerla. Ah, distruggi la sfera mentre si sta caricando. E come cazzo faccio? Ci ho provato. Vale che funzioni. Già cambia repulso perché non serve. Con lui no, è vero. Con gli altri sì, ma con lui... ma tanto non c'ho nient'altro. Non ho altro con cui cambiarlo. Oddio, ma me li devo rifare tutti. No, c'ho solo due pozioni. Quindi aspetta, sì. Me li devo rifare tutti. Cambia repulso. Ma non c'è niente, non ho niente. Quello perché è l'unica cosa d'attacco che ho oltre a... vedi? Provo Levioso, non gli farà nulla di nulla, non fa nulla a quegli altri più piccoli. Questi non sono di... Posso sparire? Ma puoi mettere due cosa? Fuoco, per esempio. Proviamo, non so. Forse sì, perché ho visto... Sì! Qualcosa che fa più danni. Lasciamo così, eh? Vabbè, sì, dai, mica posso usare tutti gli stessi incantesimi. Je n'aime pas que ça. No, non si... Non si può. No. Cosa non si può? Non si possono riutilizzare, eh? No. Cazzo, perché si consumano uguale. Sì, no, proprio di... No, non è una buona idea. Guarda, per questi per ora posso usare questo qua. Cazzo, sono di modo invertiti qui. Ma che cazzo? Ma porca troia, ma per sta stronzata. No, mi sono distratto. Vita. Ma preferisco morire in realtà, perché ne ho già perse due. No, mi conviene
No, ma no, quello no, perché il tutoriale ricarico. Perché fa più male però... se è a due. Dici? Ma certo. Non è solo. Come dovrei fare a distruggerla io questa? Come? Faccia che ha fatto prima di morire. Non l'ho vista. Ah, ma no, ma perché li continuo a mettere al contrario? Bellissima sta cosa che puoi usare la loro arma contro di loro. Vai, no. Bim, sì, così. Oh, cazzo, l'ho fatto rotondo, eh. Fanculo allora, eh. Devo evitare di usarle. Attento. Perché continuo a non concentrarmi su di loro che fanno ste cose? Distrugge, mannaggia. Qui avrei dovuto fare la macina antica. Dove? Dove? In che senso? Non c'è più la magia antica, è quella blu. L'ho fatta prima, l'ho fatta adesso. Guarda, sì, che non l'ho ma fatta quando prima. Fai la palla? Ah, con la palla sì. Dici? Secondo me. Boh, tutti l'ho provati. Conserva tutto. Sbagliato, sbagliato. Conserva tutto. Conservo, sì. Quando lo fa. Ah, tutti gli incantesimi, dici? Sì. Ok. Vai, vai, vai. Niente. Nulla di nulla, proprio. E poi mi sa che non la posso battere. Ha cambiato. Sì, ma continuo a non poterlo distruggere.
non capisco come fa. Cioè, ma pure questi, no? Ma dimmi come faccio. Cioè, mi dici solo di distruggerla, ma non si sa come. Con Ivanesco con R1 prova un po' R1 no, le, per usare gli oggetti che sono no terra. Quello solo se me li dà. Sì, sì. Ah, tu dici per sì, sì, vai vai vai. Andiamo. No, ha tirato a culo, ha tirato, non so dove l'ha tirato. Oh, sono viva, ok. C'è un R1 a sinistra, visto? Olè! Sì! Guarda con quanta vita, con quanta vita! Vai, vai, continua! Che continua? Già si va via, sì, sì, si va via, via, non entrare qua! Non entrare qua! Cioè, raga. No. Però hai capito. Però abbiamo capito, sì. Sì, però cazzo. Abbiamo capito che gli ho levato mezza vita con tanto così. Pensavo pure di essere morta, io ho già mollato. Ok. Ok, quindi bisogna lanciargli le uova. Perfetto. Ma cerco di non usare pozioni con questi. Je n'aime pas tout ça. Ancora. Ancora. Non capisco perché mi sento. Ah, perché grazie al cazzo, Laura. Perché mi riparte da qua, quindi sono invertiti. Non so perché io li uso così. Ma solo contro di lui lo posso fare, solo contro il padrone. Eh? Stavo già lanciando loro. L'ho schivato perché mi hanno lanciato loro. Ma l'R1 non lo volevo fare. Ah sì? Non si sentono le nostre voci? Come no? Ai ai ai. Adesso sì. Perché ragazzi qui su TikTok non si sentono le vostre voci. Ai ai ai. Scusate. Ah Gini, adesso sempre, sì. Adesso sì si sente. Diventano invisibili questi. Grazie, grazie Ginevra. Grazie Ginny. Ci fa da moderatore Ginevra. Prepara le œufs R1. Oh no, no, pas. Sì, sì, sì. Yeah. Ai ai ai. Troppo lenta. Sì, troppo lenta. Non ce la facciamo. No, perché no? Dai. Va via, 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 via. Troppo lenta. Ancora che faccio le buzze. Dove sono? Dove sono? Peggio, ma ha fatto peggio. Anche lui ha capito. Attenzione, sotto, sotto, sotto. Non ce li ho, non ce li ho. Li ho usati prima per sbaglio. Non ci sono più poi. C'è un altro a sinistra. Comunque me lo dà già fatto come missione. Quindi... Mi ha esploso in faccia, però. Però c'è già fatto. C'è uno a destra adesso. La tua a destra? Sì, sì, sì. È qua indietro, dietro di te. Proprio dietro? Sì.
Là, vai, vai! Ma com'è? Ma io non lo vedo! Non l'ho visto in tempo, capito? Devi prendere la magia che è per terra? Sì. Se non fosse proprio sotto i suoi piedi... Vabbè, vabbè, ma c'è un altro problema che non la posso evitare. Anche se poi alla fine non è che manco fa così male come per di... Non ce l'ho più, no? Ecco perché ti ho detto di aspettare con la magia. Voglio combattere, per esempio devo combattere anche con te. Oh, no, no, no. Vai, 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 vai. Vado. Vita, vita. Ah. Ma io c'ho anche questo. La prossima volta che lo fa, usa la magia antica. Ma non ce l'ho. Magia, sì, sì, sì. Eh no, non la posso usare, amore. Contro quello non la posso usare. Posso usarla contro di lui. Ma contro quello no. Via, via. In faccia è morto, eh? Speriamo. Ma chi è che mi attacca? Ah, l'ultimo! Cioè, capito, devi sprecare... Però era il boss finale, dai. E mi sono tenuta una pozione, comunque. Che una pozione mi è rimasta. Ah, vedi, c'ho pure le piante carnivore lì, magari. Tirargliene qualcuno in faccia. Ah. Mamma mia. Un altro pensiero. Allora, no, prima mi prendo tutta la rubina. Vabbè, non c'è più spazio. Mantello scolastico raffinato. Bisogna cambiarlo, eh. Non c'è altro? Non c'è altro? Non mi date nient'altro? Tutto qua? Solo un mantellino? Con tutto lo sforzo che ho fatto. Oh, ma guarda, è un gigante. Dio, non l'avevo visto. Ah, io non l'avevo visto. Anche lei l'ha vista adesso. Sta piangendo. Oh. L'acqua della vita. No, un ricordo, però. Tua capacità di trasfigurare il mondo, vedi, intorno a te è davvero notevole. Perché questi personaggi sono italiani in realtà, questi qui antichi, diciamo. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità. Ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Ma a lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre. Non è abbastanza. Sono dei personaggi italiani, c'è pourquoi la voix en italien. Sì, l'ho detto. Uh-huh. Capisco la tentazione
di usare questo potere per trasfigurare altro e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Che non puoi trasfigurare. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganac. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. A ce soir. Questo ha fatto qualcosa non andava a fare. Oh, un altro souvenir. Maintenant je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Dobbiamo uscire da qua, mo? Sì, sì, lo so. Adesso, vuoi vedere? Non ho controllato. Révèle-moi tout ce qu'il y a autour. Fammi equipaggiare anche questa cosa, no? Che poi me lo dimentico. Magari lo butto. Ah no, questo è quello che ho. Normalmente, ça, c'était la mission du jour. C'était la mission la plus importante. Non mi ricordo più, infatti, mi ero già scordato. Encore de la pierre cristallisée? Ce passage doit revenir à la salle de la carte. Ah sì. Dalla torre alla sala delle carte, immediatamente. Preoccupato, eh? Ma chi è? È il prof. Ah. Ma guarda. Dai. No. È il prof, sì? Sì. Che avons-nous là? Ah, ecco l'altro. J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood, à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve? En effet, professeur Rockwood. Nous vous avons vu dans la pancine, à Gringotts, avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors vous avez trouvé le porte-loin pour accéder au caveau du professeur Rackham? Et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pancine? Oui. Ah, j'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pancine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Mmh. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Okay. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de San Bacar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. J'ai bien peur que nous ne devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Que prouve? Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent... Dites, professeur, ce nom, Rockwood, vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor? Peut-être, mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pancine. Avant que la sorcière de la dernière pancine, Isidora, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Espérons que la prochaine pancine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ranrock. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois Balais parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr,
N'oubliez pas. Mes devoirs, oui, monsieur. Ma se lo studio mai, ma va. Avant que vous ne partiez. Va bene. Je pense qu'on peut arrêter là. Sì, mi sembra un buon momento. Ouais, on peut arrêter. Il est 20h05. Andiamo. Ok, les amis, on va arrêter là pour l'instant. Attendez, juste que j'enlève un peu le truc là. Ce fut un plaisir de faire cet épisode 4 de World Legacy. Ouais. Sì, ogni tanto è uno, ogni tanto è quattro, sono tutti un po'. Ouais. On a dû faire le live plus tôt parce qu'il y a la Champions League et faire les lives durant la soirée à l'heure du Champions League, c'est quasiment mort. Abbiamo dovuto fare il live più presto perché okay, c'è la Champions. Alors, je montre le programme des autres jours. Demain, il y a les All-Star Games sur la page à partir de 21h. C'est écrit 20h, mais c'est pas 20h. C'est à 21h qu'il y aura les All-Stars demain soir à 21h. Les All-Stars, c'est pour le e-championnat gabonais de football. Donc les 50 meilleurs joueurs vont s'affronter lors d'une partie. Alors, sto dicendo che domani sera c'è la All-Star Game e per il campionato FIFA del nostro campionato. Okay. Sono il 50 migliore giocatore che giocano domani sera. Alle 21, è scritto le 20, ma no, è le 21. E vendredi, on a le vendredi de l'horreur, on aura un très bon jeu, le DLC de Resident Evil Village. Ah. On revient samedi avec Hogwarts Legacy à 20h, mais c'est pas sûr. Comment c'est pas sûr? Sabato, si alle 20, non so. Per me va bene. Dunque, perché io ho voglia di uscire sabato. Donc on va voir. Et on va terminer dimanche avec la remise des prix, les awards du championnat, à 20h30. Surtout, bacio ragazzi, buona serata, bacio a te, Jimmy, ciao, grazie Jimmy, mille. Buonanotte. Merci d'être resté avec nous, merci aussi à ceux qui vont passer, n'hésitez pas à regarder les lives. Il y aura aussi les épisodes des différentes parties qui vont sortir sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux YouTube, Instagram et TikTok. Allez. Ciao. Bonne soirée à tous et bonne nuit. Bonne nuit.